Il carosello mediatico dei video fatti in casa con la Real Engine 5 continua ad andare avanti e scommetto che non si fermerà tanto facilmente e tanto presto. In questi giorni YouTube e la sempre sul pezzo stampa italiana hanno trovato un'altra carcassa da spolpare. Si tratta di un video gameplay dello sviluppatore Esankly, o Esankly, non lo so come si pronuncia, che su Reddit ha rilasciato questo filmato in cui presenta la sua ultima fatica elaborata usando il popolarissimo motore grafico. Apparentemente sembrerebbe un gioco dallo spiccato realismo visivo, ma scommetto che dopo avervi spiegato il mio punto di vista, approccerete a questo genere di prodotti in maniera molto più critica ed in maniera molto più distaccata, senza urlare al miracolo ad ogni frame come stanno facendo tutti quanti. Popolo giocante! Questo video sarà squisitamente accademico, ma tranquilli, non vi farò cadere le palle a terra come in Rai Nettuno. Ma per farvi capire alcuni passaggi e dopo, ecco, ora sì che divento accademico, che vi spieghi alcune nozioni in maniera molto asciutta e concreta. Cheat. Per realizzare una scena 3D si possono usare svariati software di modellazione grafica che offrono miriadi di strumenti e plugin per modellare il vostro oggetto. Che sia 3D Studio Max, Cinema 4D, Maya, Rhinoceros, SketchUp, AutoCAD, Revit, ArchiCAD, Fusion, eccetera, eccetera, non fa differenza. Non ce n'è uno superiore ad un altro. Sono tutti validi, o meglio, ad essere valida è la mano di chi li usa. La fase successiva, sia che si voglia produrre un videogame o semplicemente fare dei render fotorealistici, è scegliere il motore grafico o il software di render che a noi piace di più. Unreal, Unity, V-Ray, Enscape, D5 Render, Atlantis, Maxwell, Lumion e chi più ne ha ne metta. Ed eccoci qui al punto cruciale. Che sia un motore grafico o un software di rendering, i parametri che rendono il nostro lavoro fotorealistico sono più o meno sempre gli stessi. Gli attori principali di una scena fotorealistica sono in sostanza la luce, le ombre, la scelta delle texture, le riflessioni e la rugosità. Sì, io dico riflessioni e non riflessi, ok? Per presentarvi tutti questi signori userò D5 Render, motore basato su Unreal Engine 4.5 e soprattutto del tutto gratuito. Cominciamo dalla luce. La luce è appunto l'elemento che illumina la scena e in Unreal si divide in luce ambientale, luce del sole, omnidirezionali e spotlight. In soldoni diciamo che sono quelle più comuni. Potremmo poi scegliere se queste luci dovranno essere o no in ray tracing, ovviamente avere una global illumination in ray tracing renderà il tutto molto realistico, perché i raggi si comporteranno proprio come nella realtà, rimbalzando sulle superfici e, nel caso di materiali trasparenti, attraversandoli. Delle ombre potremmo scegliere tantissimi parametri come la decadenza, la morbidezza, se farle in ray tracing o avere una shadow map, che per intenderci è un po' come una luce emessa da un proiettore. Ma veniamo alla parte più cicciosa, la scelta delle texture. Se vogliamo un prodotto realistico, dovremmo scegliere delle texture fotografiche e consultare siti appositi o riferirci alle Quixel Megascans, ormai sempre più in voga tra gli sviluppatori. Una volta scelta la texture che più ci piace, e aver fatto l'UV mapping, è il momento di settarne vari parametri come rugosità, riflessione, trasparenza e luminosità in caso di materiale emissivo. Se ad esempio stiamo riproducendo dell'alluminio satinato, dobbiamo andare di riflessione, ma allo stesso tempo aumentare la rugosità per dare l'effetto spazzolato ma non lucido. Se stiamo invece editando del terreno, dobbiamo azzerare la lucentezza e aumentare la rugosità e soprattutto aiutarci con una sottomappa in displacement che simulerà la geometria ruvida del terreno. Anche per le riflessioni possiamo aiutarci con degli artifici e delle sottomappe, ma parlarvi in questa sede di cube mapping, reflection map, screen space reflection allungherebbe il video in maniera davvero esponenziale. Ok, è finita la lezione. Se qualcuno deve andare in bagno,
adesso lo può fare. Possiamo tornare al video con la visuale in bodycam. Quello che mi è saltato subito all'occhio di questo filmato è stata la sapiente scelta e la sistemazione delle texture fotografiche. Le ante delle finestre sono incredibili. Ma guardando bene si nota molto l'assenza di quei parametri citati prima, come la riflessione o la rugosità, o delle sottomappe in displacement, per esempio. In questo passaggio, dove si osserva il muro crepato, avremmo dovuto vedere una certa tridimensionalità, ma invece il risultato è del tutto piatto. Stessa cosa per il muro di mattoni esterno. La luce che proviene dall'esterno potrebbe risultare una efficace global illumination ed una sign light però molto timida, che avrebbero dovuto mettere in risalto il displacement del pavimento e del terreno. Sarebbe stato molto diverso se ci fossero state luci artificiali nella scena interna. Avrebbero sicuramente messo in risalto il contesto, ed io credo che sia stata una precisa volontà dello sviluppatore non farlo. Le finestre, seppur sporche, non mi sembra abbiano riflessioni o rifrazioni del contesto. Insomma, popolo giocante. Ad un primo sguardo mi è piaciuto molto quello che ho visto, anche se non ho gridato al miracolo. La natura bassa risoluzione del video probabilmente non aiuta, e secondo me questo filmato è solo ben montato. Vi invito quindi a non gridare subito al capolavoro o al miracolo, come fanno parecchie testate videoludiche o giornalistiche in cerca di un facile scoop, ma di documentarvi, di essere critici e di approfondire la questione, perché ve lo dico io che ci lavoro ogni giorno con questa roba, è davvero un mondo affascinante.